ci vuoi dire qualcosa di più per descrivere, ecco, anche un po' la scelta dei vostri brani? Rispondono solamente a quello che può essere appunto la musica popolare nostra, nel sud Italia in generale, ma anche insomma nell'est Europa oppure nel Sud America, come io per esempio sono il charango boliviano, che ho introdotto comunque in questo gruppo, diciamo come tarantelle, pizziche, tamburiate eccetera, andiamo poi a sfociare in altri generi e in futuro piano piano sicuramente ognuno crescerà sempre di più. E conosciuti e l'idea di fondare gli Ars Nova? È nato per caso, diciamo, con un sacco di gruppi, no, penso. Abbiamo iniziato a suonare in primis noi quattro, uno, due, tre e quattro. Poi abbiamo incontrato per strada lui che suonava il violino e lui col contrabbasso che si è inserito un po' dopo e niente, siccome le cose ci sono andate bene da soli, non abbiamo fatto niente, cioè diciamo stesso suonando per strada sono arrivati i primi ingaggi, le prime esperienze. Antonino, vuoi completare tu, vuoi dare anche tu una tua impressione su cosa vuol dire esibirsi per strada? Anche questo è molto difficile, insomma, perché sono, cioè ci possono essere tantissime motivazioni, insomma, che vanno sia da motivazioni economiche, quindi per pagarsi l'affitto, insomma, sia pure per un po' uscire, no, da circuiti lavorativi che ormai sono tragici dal punto di vista organizzativo e anche insomma retributivo. Comunque io, Vincenzo, tutti quanti, prima di fare gli artisti di strada, insomma, abbiamo lavorato per bar, pub, ristoranti e abbiamo capito che probabilmente è molto più difficile costruirsi un futuro cercando di incanalarsi insomma in circuiti prestabiliti che insomma seguire un po' le proprie passioni e fondamentalmente stare bene. Grazie. Voi fra le altre cose avete vinto il concorso del Basket Festival come artisti preferiti dal pubblico, quindi c'è un legame particolare con Ferrara. Tu come la vivi questa esperienza, non è la prima, di suonare in questa città? È bello, bellissimo, soprattutto perché ci metto a confronto con tanti altri artisti di tante altre nazionalità. L'anno scorso abbiamo provato un po' a mescolarci con gli altri artisti che erano con noi in hotel, sono nate delle fusioni musicali molto interessanti. No, qui a Ferrara sono fenomenali, cioè, cerchi così, non li facciamo da nessun'altra parte. Grazie, grazie. Un applauso la merita sicuramente.